Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. È arrivato anche oggi un pacco. Immaginiamo cosa possa essere, ma andiamo a scoprirlo insieme. Eccolo qui. Eccolo qui, il primo Windows Phone di Nokia. È arrivatoci pochi istanti fa con il corriere. Lo aspettavamo. E finalmente possiamo testarlo anche a casa dopo averlo provato a Londra durante l'evento appunto di Nokia. Andiamo ad aprire la confezione. Confezione molto piccola ma elegante, manualistica. Oltre alla manualistica troviamo anche una custodia in silicone praticamente uguale a quella lì vista sul N9. Carica batterie dove potremo andare a collegare l'USB, cavo USB, micro USB, cuffie col jack da 3,5. Andiamo a vedere il telefono. Fa un po' impressione vedere un N9 con la pulsantiera di Windows Phone. Non c'è nessun segno, contrariamente agli altri Windows Phone, tutti gli altri terminali con Windows Phone, non c'è alcuna scritta Windows Phone. Facciamo un esempio con l'HTC Titan, le dimensioni sono molto diverse e soprattutto non c'è nessun logo. Lo schermo è da 3.7 pollici, tasti touch, capsula auricolare, non c'è la fotocamera frontale, jack da 3,5 per le cuffie. Ok, qui abbiamo l'ingresso micro USB e qui invece abbiamo slot per la micro SIM. Pulsante dedicato per la fotocamera che è da 8 megapixel autofocus Carl Zeiss dual LED flash, pulsanti per il volume e pulsante di blocco e sblocco del dispositivo. Sembra, e questa è la cassa posizionata nella parte inferiore, avevamo già la SIM quasi pronta, inseriamola. Soluzione micro SIM che è stata usata già con N9. Ecco qui, chiuso. Eccolo qui, si avvia tramite il tasto di blocco sblocco. Display ovviamente clear black, risoluzione 800x480, la classica di Windows Phone. Il telefono si è già avviato. Facciamo un primo avvio, selezioniamo italiano e riavviamo. I neri sono praticamente impressionanti e la stessa qualità di quella vista su N9. Facciamo questo primo avvio. Abbiamo qui le credenziali Windows Live, ma non lo facciamo ora. Installa le app e attendiamo. Ok, ha finito di installare le applicazioni, andiamo avanti. Grazie per aver scelto Nokia. Possiamo anche accedere al nostro account Nokia. Lo facciamo più tardi ed ecco qui. È arrivato già il messaggio di benvenuto da parte Windows Phone. Questo è il Lumia 800, abbiamo le applicazioni Nokia Drive e App Applies già installate. Nei prossimi giorni faremo degli approfondimenti, per oggi è tutto, un saluto, Simone.